Ciao gente, allora, come promesso, leggerete qui sotto che vi mostro questo fantastico kit di Huda Beauty. Sapete che Huda Beauty oramai è entrato nel mondo europeo, quindi è arrivato anche qui da noi, e devo dire che è un brand che mi ha sempre attirato perché comunque ne parlano molto bene, anche se è high cost. Però ero tentata di provare i prodotti labbra perché ne parlano veramente tanto bene di queste tinte, e soprattutto io ero attirata da questi kit da 4. Huda Beauty ne ha fatti diversi di kit, tra cui anche questo che ha le tonalità nude. Devo dire che averlo trovato qui in Italia mi è parso strano, perché io seguo tantissime makeup artist, tra cui seguo anche diversi youtuber che dicevano che questo kit si trovava soltanto tramite siti esteri, e non ho resistito, ho detto no, lo devo assolutamente comprare, perché è vero che lo potevo tranquillamente reperire tramite Cult Beauty o anche tramite Beauty Bay, però ho detto a sto punto preferisco prenderlo di persona. Questi kit li trovate a 34,90 euro. Io l'ho pagato 30 euro perché avevo per fortuna uno sconto sulla mia tessera, ancora meglio. Come potete vedere, sono queste 4 tinte labbra e sono una più bella dell'altra. In più dietro avete già le diverse tonalità. Questi sono i rossetti e sono, devo dire, dei prodotti, non sono male per essere la prima applicazione, mi piacciono. Questo è uno dei prodotti, ha la confezione in vetro, contiene 1,9 ml di prodotto, non è tantissimo ma non è nemmeno poco se ci pensate, anche perché poi non sono glosse, ma ripeto, sono tinte. L'ho voluto acquistare perché, se mi seguite, sapete benissimo che io utilizzo solo tinte di MAC, quindi ho detto anche per variare voglio provare questi di Huda Beauty, anche perché è vero che pago 30 euro, però singolarmente ogni tinta di Huda Beauty costa più di 20 euro, quindi ho detto per iniziare va benissimo, anche perché sono i colori che teoricamente trovate in gamma permanente, e così li posso provare tutti, e se uno mi piace veramente tanto me lo acquisto direttamente. Bene, detto questo, io a questo punto vi lascio agli swatch e poi vi dico un po' quello che penso. Devo dire che come prima applicazione non mi è dispiaciuta. Fatemi dire che è un kit veramente molto interessante. Poi comunque è anche un kit che, se vogliamo portare in vacanza, secondo me si può fare. Magari l'unica cosa che vi posso dire io è che ovviamente su 4 tonalità di colori una mi piace meno, ovvero Wife, però è già tanto che su 4 tonalità 3 mi piacciono veramente tanto. Però devo dire che Sugar Mama e Girlfriend se la battono. Magari Girlfriend è quello che mi piace di più perché assomiglia molto al colore delle mie labbra, però si vede che ho utilizzato un prodotto per labbra, quindi rimango neutra ma senza essere troppo rosato, quindi mi piace per quello. Se vogliamo parlare a livello di consistenza, adesso partiamo proprio su un altro discorso. Allora, a livello di consistenza io vi consiglio che quando le avete applicate non ridete. Non ridete, non muovete le labbra, cioè cercate di farle asciugare subito perché vi sporca subito i denti. Se dobbiamo parlare a livello di consistenza, adesso che si è asciugata la tinta, mi piace meno perché purtroppo quell'effetto di appiccicume c'è, però diciamo che è tollerabile perché, a differenza, faccio dei piccoli confronti, ve lo dico, a differenza dei rossetti liquidi di Nabla, questo appiccicume non si sente troppo, mentre nei rossetti liquidi di Nabla lo sento tantissimo. E se sapete, io amo tantissimo le tinte di MAC, queste sono le mie tinte MAC. Qualche giorno fa ne ho acquistata una nuova della linea Metallic. Queste sono le mie preferite perché sono tinte che, come questa di Huda Beauty, magari si asciugano prima, sono meno liquide, però si asciugano, cioè nel momento in cui si asciugano diventano questo effetto velluto comodo, e soprattutto se non vi obbliga a mettere troppo prodotto sulle labbra.
sinceramente non dico che mi aspettavo di più da questo kit, però già questo fattore, questo kit non è che mi faccia tanto impazzire. Però se vogliamo parlare di colore, tenuta e via dicendo, sulla tenuta vi scriverò qui sopra se mi è durata, se non mi è durata, se mangiando non mi è durata, quindi qui vi scrivo poi come è andata a finire. Però per ora a livello di consistenza e soprattutto di uniformità mi piace. Nel fattore colore pieno ci sta, anche già dalla prima passata. Per il discorso di consistenza purtroppo per me è un po' pecca, però alla fine resisto. Per il discorso scelta dei colori come gamma mi piace, è una bella variante, soprattutto se amate i colori nude è buono perché potete spaziare in poco tempo, non vi altera troppo e soprattutto non sono nude che possono darvi un senso di volgare oppure di rendervi cadaveri, anzi sono tonalità che secondo me per tutti vanno bene. Allora, questa era la prima impressione e soprattutto, ripeto, essendo come prima impressione non vuol dire che io promuovo o boccio questo kit, anzi mi piaceva il fattore di vedere insieme a voi com'era questo kit, perché ve l'avevo mostrato e ho visto che a tanti di voi era piaciuta come cosa. Ovviamente vi farò sapere in un video di prodotti promossi o bocciati, perché volevo tornare anche con quelli, se mi è piaciuto, se non mi è piaciuto. E va bene gente, io vi ho detto tutto, spero vi sia piaciuto questo video e al prossimo.